Sono nel momento difficile, qui siamo nella top 8 del main event vintage del Nebraska Sword 2.0. Non è un errore, c'è per ancora il nostro Angelo Cadei. Sì, ancora una top per Angelo. Terza top 8 di questo. Terza top 8 in 3 giorni di tornei su in 3 formati diversi. Angelo, diciamo che oggi è probabilmente tra i primi 3 giocatori, dei migliori 3 giocatori italiani di Eternal. Esatto. Eternal italiano uguale ormai Angelo Cadei. Sì, specializzato, noi possiamo dire insomma che. Allora, il match che stiamo per vedere è un match in realtà interessante perché vede Gosso, che è la seconda volta anche lui in streaming, tra l'altro. La seconda volta in streaming, che ieri l'abbiamo visto con quel fantastico mazzo Enchantress, che è uno dei miei preferiti, devo dire, del Legacy. Oggi lo ritroviamo con uno Stagger, quindi con un mazzo che ha insomma una sua solidità, una sua logica molto forte, ma che soffre un po' di hate, diciamo, specifico. Mentre Angelo lo troviamo con una versione piuttosto spumeggiante. E tra l'altro piuttosto sartiniana, per così dire, di questo UBR Tezcast. Quindi sarà un match molto divertente da vedere, probabilmente, perché insomma uno cercherà di lockare l'avversario e l'altro cercherà di opporsi nel migliore dei modi. Adesso io vado di là per dare via. Io intanto parlerò di matchup e tutto quanto, perché conosco bene questo matchup, dato che il Bulls o Stars. Che cos'è lo Stagger? Adesso infatti vi spiego molto molto bene. Allora, lo Stagger è un mazzo artefattoso che sfrutta la sua strategia nel bloccare l'avversario. Sfrutta la sua strategia nel bloccare l'avversario con carte come la Sfera della Resistenza, che dice: tutte le magie costano uno in più. Voi direte, ma in questo modo può anche autolockarsi? Sì, ma alcuni artefatti non funzionano su se stesso. Ad esempio, la miglior carta in assoluto di questo mazzo è questa qua. È una carta molto sbagliata, ma andando avanti col tempo ci siamo accorti che non era l'ultima carta stampata sbagliata. Sto parlando del Lodestone Golem. Con Lodestone Golem le magie dell'altro costano tutte uno in più, le non artefatto, non i mox. Invece il mazzo di Angelo l'ho chiamato Bulls of Stars, l'avevo ideato per un evento importantissimo. Era il D-Day di qualche anno fa. È un mazzo che sfrutta il Skellia Pensiero e ha molti molti artefatti. Vi posso dire che il matchup è favorevole. È favorevole per il Tezcast quando Tezcast parte. Quando il Tezcast non parte, l'artefatto può metterlo in serie difficoltà. E in questo caso parte proprio Stagger. Un formato Cadei Free non c'è in Eternal per ora. Quindi hanno fatto lo split della top 8, la risposta è sì. A me un po' sinceramente dispiace che non c'è stato un giocatore che ha deciso di giocare tutto il torneo. Hanno deciso di dividere la top 8, premi esagerati, noi dobbiamo dirlo, perché quando i premi sono stati mantenuti. Sì, premi eccezionali perché effettivamente hanno pagato più, addirittura più del prize pool in tutti e 3 i tornei. Questo ha dell'incredibile. Tra l'altro sia ieri che oggi. Quindi insomma, diciamo che questo fa onore proprio al merito degli organizzatori, che hanno fatto diciamo nessun tipo di ragionamento a perdere, insomma, comunque a speculativo, togliere, zero proprio. Ma hanno fatto quello che insomma avevano annunciato, che ovviamente insomma hanno dato i garantiti, che tra l'altro in quest'ultimo periodo c'è da dire che la P9 è tutta aumentata moltissimo, quasi raddoppiata, quindi immaginatevi che insomma anche da questo punto di vista garantire certi premi per loro è stato ancora più impegnativo, nonostante insomma questo va sottolineato, perché molti tornei in Italia, non solo in Italia insomma in generale, vengono fatti con un, come dire, dei prize pool al limite dell'accettabile in alcuni casi, insomma. Sì. E non ultimi anche tornei che vengono fatti con grandi squilli di trombe, insomma. In questo caso invece c'è da dire che è molto vantaggioso, insomma, molto vantaggioso, e tant'è che la top è tutta molto contenta, a quanto ho visto, nonostante Angelo Cadei mi dicono che sia uno dei più contenti. È vero? Beh, 3 giorni, 3 in top 8, ha fatto un sacco di soldi Angelo, probabilmente è quello che ha guadagnato di più in questi 3 giornate. Sicuramente, questo non c'è dubbio. Vabbè, se lo merita uno che fa quello che ha fatto lui, dai. Beh, ha giocato bene, ha dimostrato di avere stoffa, di avere talento, di avere tranquillità, anche costanza nell'impostare il suo gioco, e quindi
Ecco qua Andrea, entra. Tutto bene. Cosa ha fatto Andrea Cibac? Ecco tanto. Qua con noi Andrea Cibac. L'avversario ha droppato. Ha droppato il tuo avversario, sì, quindi è un bye per il prossimo turno. Quello straniero. Lo straniero dopo lo spetti il top 8 ha concesso. E fatti questo commento con noi. Viene qui il figlio di Massimo, diciamo. abbiamo un terzo commentatore, diciamo così, d'eccezione. Abbiamo Andrea Cibac, che tra l'altro ha fatto top 8 anche oggi vintage, quindi anche Andrea, diciamo che tallona Angelo veramente da vicino, perché non è riuscito a fare top ieri a Legacy, però ha fatto top sia Modern, anzi finale Modern, e adesso è in top 4 già, sì, diciamo automatico nel video. Vediamo le mani intanto. Allora, vediamo le mani, che sono curioso. Vediamo soprattutto la mano dell'Artifact, perché l'Artifact può aprire delle mani esagerate. Gioca la lista quella aggressiva, lo possiamo capire, sì, dal fatto di giocare, sì, la slash 4-2 rapidità. Sì. Si può intanto alzare il volume prima che l'ha abbassato prima il direttore. Ah. Intanto Angelo sa che non può tenere tutte le mani. Una delle sfighe in questo matchup, soprattutto nel game 1, è che non possiamo tenere tutte le mani. Mollicano tutti e due. Angelo sa una cosa molto molto chiara, è che l'altro gioca Stalker, perché una delle cose che bisogna fare in un torneo vintage, lo dico soprattutto per chi tipo Ciba che si è appena iscritto, quando voi iniziate il torneo dovete sempre cercare i dredge e gli stalker, perché cambia tanto il vostro modo di giocare. Io li divido in dredge, stalker e mazzico blu, perché stalker, sapere cosa gioca, insomma, ti cambia. Tenere una mano che muore da un calice a zero non è mai una bella cosa contro Artifact. Vediamo un po' come apre. Ahia, adesso una mano molto più interessante. Vedo una sfera della resistenza, un Mox blu e soprattutto una Workshop. Questa è una mano già che dà dei problemi. Vediamo invece la mano di Angelo. Di nuovo lo Snapcaster, ce l'ha sempre incollato la mano. Il Jace The Wiki's Captor, non perché è quello, sembra, con le ali. Sembra molto contento, però, da giudicare dalla faccia. Però Angelo è contento di una carta. C'è l'anello solare, che è una delle carte migliori contro Artifact. Sì, contro Artifact è molto molto forte. Partenza intanto con Basta e sfera. Angelo però non è messo così male, perché può fare l'Anda Mox e quindi quella sfera un pochino la annulla. Sì, è vero, possiamo fare l'Anda Mox. Una delle sfighe di questo mazzo del Bus All Stars Tezcast è che non ha l'Ande base. Esatto. Infatti, di main. No, beh, ha isole se non sbaglio. No, non ce l'ha. Allora ha 14 lande. Questo ci mette, ci pone male, diciamo, un pochettino nel loto gioco. Però apriamo di loto, che non è mai, che non è mai male, anche perché Angelo il prossimo turno potrebbe benissimo fare Jace. Beh, che non è male, Jace non lo fa comunque, perché se l'altro lo slanda non può, esatto, non riesce a pagarlo. Però vediamo intanto l'altro, cioè, intanto ha una hai visto una miscela? Perché non vedo bene. Io vedo, no, però è una miscela normale. E ha un Lonestone Golem. Una delle cose che ha anche una mini combo, cioè giocare Tolaria con le sfere, è una mini combo, perché in poche parole, certo, sfera te le fa pagare uno in più, però con Tolaria hai un mana in più per ogni artefatto. Tolaria, quindi sono già 1 2 mana, 3 mana. 2 col Mox, 3, giusto? 3 mana. E gioca Tangle Wire. Aia, questo è già abbastanza noioso. E se adesso si slanda, diciamo che siamo sotto un treno. Potremmo anche valutare di non slandare, perché tanto Angelo tappa. Adesso deve tappare tutto, certo. Così al prossimo turno Angelo non ci pensa due volte, tappa. E vediamo cosa Angelo. Cosa ha pescato? Ha pescato Force. Che tanto non possiamo usarla in questo momento. Non può giocarla, perché con la sfera della resistenza deve pagarla uno in più. Intanto vedete quello che vi dicevo, ora la Tolaria è ancora più forte. Adesso ci raggiungerà. Perché adesso la Tremana. Aia. E adesso arriva il Golem. Qua siamo veramente, sì, messi male. E qui adesso può slandare, perché adesso ha senso slandare, dato che arriva, sì, questo Golem incounterabile per la sfera della resistenza. Adesso slandare. Grossi guai. Diciamolo, se Angelo. Abbiamo fatto l'end drop. Diciamo che, sì, se adesso non mettiamo terra, la partita potrebbe essere finita. Sì. Sì. La stessa identica partita con Angelo. Che parte, esatto, vince Angelo, perché fa di primo Loto, Landa, Soaring, Jace. E Mox anche. Cioè, mica male, Jace di primo con Force dietro. Ciao ragazzi, Jace, un'altra partita. Jace per Stalker è quasi ingestibile, sì, deve scendere i due turni. E... Quindi Stalker conferma che con una mano forte di, sì, main sta partendo, sopra. Sì, partendo lui, sì, partendo. Poi forte, non è che gli ha messo Trinisfera di primo, insomma, è una mano media. Media, che però abbiamo visto fortissima in Golem. Soprattutto, beh, c'è anche da dire che Angelo è andato a 6, ha dovuto tenere una mano monoterra. Sì.
e quindi in realtà poi quella l'asta che insomma è un po' casuale, sì, sì, ha dato fastidio, ci sono alcune cose casuali, però insomma non gli ha detto bene ad Angelo in questo caso. Adesso il bull, adesso vediamo un po' come cosa toglie e cosa mette. Adesso dici tu anche Roberto cosa toglieresti e cosa metteresti subito al volo dentro, cioè fuori le carte più brutte, che sono ovviamente i Flusterstorm, i Mental Misstep, che fanno veramente, trovano il tempo che trovano, ed entrano automaticamente 4 Ingot Chewer. Non so la lista di Angelo quante ne gioca, ne gioca 3. E non so se ha di side ancora il Dark Faden. Ce l'ha ancora da side. C'ha il Dark Faden e metterà anche la montagna, quindi sarà 3 più una 4 più una 5 montagne, cioè 5 risposte. Una carta che si può sidare ovviamente out, vedete qua ci ha già messo il full set dei no, aveva i counter, ha tolto anche il Twister. Io Twister lo tengo se sono on the play, perché non è così brutto in realtà, cioè è una partenza sgravatissima che potete fare di primo. L'altro ha giocato una cosa che dà veramente 3 null road. Null road è veramente odiosa perché ti toglie anche le lande, le sede del sinodo. Cioè qua a fianco c'è che fa tipo per Angelo. Visto che adesso sta mettendo anche delle bombe a cricchetto possibile. Può essere, ma non va molto. Spaccare a zero. Cosa. Io vorrei fare una domanda a Cibac. Cioè tu che vai a splittare i primi del lot perché non conosci il vintage. Perfetto, giusto. Diciamo perché. Diciamo che una caratteristica di Andrea, per chi non lo conosce, oltre ad essere un ottimo giocatore, ormai insomma l'ha confermato a diverse riprese, è anche quella di essere un giocatore, diciamo, determinato, un giocatore particolarmente, passatemi il termine, cattivo, nel senso che è un giocatore che ama vincere, sa di avere delle capacità e quindi anche rischiando a volte è successo. Mi ricordo l'IMT che all'Ovino ha voluto giocare a tutti i costi, all'Ovino gli ho detto male perché purtroppo ha perso in top 4, mentre però c'è da sottolineare che l'MT ha vinto anche in finale, non ha aspettato mai. Sette, quindi, persone che volevano dividere il premio e lui dire no, questo è carattere. Questo è carattere. Invece evidentemente ci dicevamo, ha accettato uno split in top 8 vintage perché forse non conoscevo bene. Non conosco il formato, non conosco quello che possono fare gli altri, quindi insomma no. Diciamo in questo caso già sono stato abbastanza fortunato, potevo gamblarla ancora fino alla finale, però insomma diciamo ho preferito aspettare per la sicurezza, anche perché era tanta differenza. È normale. No, ci può stare se uno sta sotto, anche a me è capitato di splittare, ero contro un mazzo in cui stavo 70-30, gli ho chiesto lo split, lui ha accettato e ha senso. Certo, splittare quando il matchup è favorevole, se è il giocatore più forte della sala, è un po' una scelta da poco coraggiosi, diciamo. Sì, soprattutto se è un matchup favorevole, cioè sì. Dire, perché il giocatore più forte della sala è importante, però a volte i mazzi possono morire da soli, insomma. Allora, vediamo adesso la mano di Angelo, perché importante. Ora è lui che parte. Ingot ce l'abbiamo. Ci abbiamo mana crit. Scaglia pensiero. Già questa mano è tenibile, perché mana crit c'è anche un mox. C'è anche una forza. Ci abbiamo una cripta, non un mox. Abbiamo una lana e una cripta. Sì. Pensiero di. No, non puoi fare scaglia pensiero di prima, e no, questa è una grossa sfiga. Avendo una landa sola è da valutare, però. Perché Stagger sì. Una slando te lo può fare. Veniamo, no, infatti è una brutta mano. Veniamo di là. E infatti c'è una vasta. Quindi qua tenere e non vedere landa potrebbe voler dire. No, non ha senso tenere. Bisogna tenere una mano che. Se fa scaglia pensiero di prima, ok. Perché ovviamente. È come vedere tre carte. Qua non riesce a farlo scalare. Io l'avrei mallicata. Secondo me ha fatto la cosa giusta, perché è vero però che c'è la landa sopra. Vabbè, però non lo so, io avrei detto. Vabbè, on the play no, non è brutto, non puoi tenere contro Stagger, Andrea. Okay. Ha sbagliato a guardarla prima, così uno si imbruttisce. È difficile tenere contro Stagger on the play così. Più che altro era anche brutto che la landa era proprio un mare, avevi Ingot Chewer e non avevi il rosso. Però certo, in vintage hai questa sfiga, per così dire, che hai un mazzo come questo, che è un mazzo abbastanza esplosivo, però comunque è un mazzo che rientra nella categoria blu, nella categoria controllo, non ha basiche. Quindi comunque adesso soffre. Ne ha una di side. Vabbè, adesso non ho messo una, però comunque soffre particolarmente, sì. Un mazzo come Stagger. Pensa che adesso ha 15 lande e 4 vanno sotto Nurod. Aia. Ah, già. Vediamo adesso un po'. Arriva la montagna. Ecco la montagna 15. Adesso vediamo. Non vedo però bombe. È una mano che fa male, ma non fa bombe. È un po' triste. C'è una ma sede deve del tenerla. Sinodo. Mettiamo sede del sinodo. Mox nero e Managrit. Ci abbiamo due forze in mano. Forse non doveva giocare la Managrit. Io avrei messo il Mox sì.
Ma la macchina doppia in realtà. Così te, dunque, te la sbassa. Vediamo un attimo come parte Loppo. Ah, ok. Loppo, Ancientomb, brutta mano comunque di Angelo. Bomba, cricchetto, proprio da forzare al volo. Da forzare al volo e abbiamo finito le risorse. Finito il gas. Purtroppo. Quindi servirebbe un twister. Che ne sai? Abbiamo una carta. Abbiamo una carta. Abbiamo una carta. Ci serve Ancestral subito. Oppure anche un Tokas, insomma, gas. Ci serve Ancestral subito. Serve anche un Tokas, sì. In realtà abbiamo diversi out. Non è che siamo. Siamo già scarichi. Sì, ovviamente sì. Ovviamente la strip si aggiunge alle vaste. Sì, questo era. Bellissima questa ripresa, che per un attimo si è sembrato che si fosse fermato il video, invece erano i due giocatori in bambolato. Gioca Loto e gioca Revoca. Che partenza l'altro. L'ha fatto. Mi sa che qui ha fatto bene Cibana solitaria. Via la mano, Crit. Cosa abbiamo pescato? Abbiamo pescato Scadintar, un'altra landa, quando non ci servono. Di là invece vediamo se abbiamo dei lock eccessivi, cosa abbiamo pescato? Allora, vediamo bene che c'è una Mox verde che sta per giocare la Wasteland, che può togliere ovviamente nessuna landa in questo momento perché la sede è in... Non ci hanno mandato però le liste. Allora facciamo due dannetti di Pyrexian, di Revoker. Qua Revoker è davvero forte. Mi sembra forte. Che non ci siano eccessivi pali. Abbiamo sia vasta che strip, però. Mamma mia. Ah, no. Sta per arrivare qualcosa, ragazzi. Mi sa un golem, qualcosa di cattivo? No, perché tre mana. Ah, no, quattro mana. Quattro sì, mana? Potrebbe essere proprio un golem. Golem è la carta del match? Sì. Golem. Golem è la carta di questo match. Sì. Golem è sono tanti fastidioso. Tanti loro dicevano che farlo con un attacco in meno, tipo anche 3-5, anche 4-4, ma farlo così, Madonna, poi mi sa che peschiamo, Angelo ha fatto bene a aspettare anche lui. Peschiamo solo fonti di mana, perché poi ho pescato sì. Una landa, un Mox e un Sorriso. No, quando è così poi non hai proprio scampo con... Max, sì, ci sta dicendo male. L'altro c'ha anche strip, può adesso slandarci la montagna, tanto per fingere di far qualcosa, e attaccare da 7. Intanto Angelo a 10. È dura, è 10. Anche perché il prossimo turno ti può fare di nuovo 7 danni e tu muori di crit. Abbiamo due turni. Sì, abbiamo. Un turno. Abbiamo un turno. Sì. Si fa altri due danni. Due danni. E vediamo che palo gioca. Ci facciamo due danni e. Angelo deve sperare. Di... Si copia ancora il golem, è come se adesso avesse due golem. Angelo ora deve top deckare Ingotchuer. Però non lo può giocare castato dalla mano, ma deve fare l'Evoc. Perché c'è mana crit bloccata. E gli costa 7. Angelo non becca danno. E vediamo cosa ha top deccato. Un'altra sede del Sinodo. Mamma mia. Brutta. Wiki muore per la velocità della luce partita. Senza aver fatto niente. Brutta partita, sì. Vabbè, peccato, capita. Con questi mazzi può capitare. Può capitare. Anche in tipo 1 il mazzo si può morire da solo. In questo caso abbiamo pescato 5 fonti di mana di fila. In un mazzo in cui sì. Ne gioca soltanto 15. Non 16. Tantissime. Poi non ha visto niente. Ha visto una force. Cioè due force che non turno, è il mazzo. Un turno decisamente sfortunato per Angelo. Vabbè. Dopo voglio dire, anche la sorte lo ha aiutato in questi tre giorni. Sì. Voglio dire, è un equilibrio, no, di cose, quindi penso che non possa lamentarsi appena. Sì, sì, ma poi non vinceva niente, cioè diciamo. Sì. L'altro era settato veramente tanto. Aveva le Nurrod, non era un matchup agile per niente. No. Doveva Angelo vincerla prima in qualche modo, ma non era. Non era così semplice. Ora comunque questo Stagger arriverà in top 4. Chissà che il nostro Andrea ci pensa, io spero in cima, ragazzi. Invece sì, mi piace sempre mallicare a tre. Non possa vendicare questo scempio. No, io ragazzi, io tifo per Cibac, perché Cibac a me dà grosse emozioni, perché veramente, come dire, ci sono delle partite che ti piacciono. Mi ricorda la Fiorentina con Battistuta, non so perché. Era Battistuta con la Fiorentina. Esatto, grande. Vedete perché mi piace. Io adesso voglio chiedere ai judge se l'altro è proprio contro Cibo. Se così fosse, noi la facciamo subito. Così risparmiamo un po' di tempo. Andate a chiedere. Io intanto metto in pausa e riavvio un po' di servizi. Quindi ci vediamo tra pochi minuti con la top 4. Sì.